In collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Come sempre, due momenti. Nella seconda parte parleremo di gastroenterologia predittiva e di precisione. Credo che ci sia un convegno in questi giorni. Nella prima parte siamo in compagnia di nuovo del professor Maurizio De Vanna, già direttore della clinica psichiatrica, che ringrazio e saluto per essere tornato da noi. Prima di occuparci dell'argomento di quest'oggi, che potremmo anche definire con una sorta di paradosso, i microbi in soccorso della nostra salute, certo, volevo chiedere insomma una cosa che mi ha colpito molto, per dire la verità. È una notizia che ho letto ieri su un sito, ed è la notizia che l'attore Chris Hemsworth, che è protagonista di Thor e anche di altri film, fra l'altro un ragazzo anche molto simpatico, eccetera, ha deciso di prendere una pausa dal mondo del cinema perché, a seguito di una serie di visite mediche per una serie televisiva, ha scoperto di avere una predisposizione al morbo d'Alzheimer, che gli deriverebbe, questa predisposizione, geneticamente dai genitori. Non è detto che questo significa che poi ne soffrirà. No. Per fortuna l'80% dell'Alzheimer è cosiddetto sporadico, cioè non è genetico. Per cui questa persona può essere predisposta, ma guai se tutte le predisposizioni dovessero tramutarsi in malattia, sarebbe veramente grave. E l'idea, per esempio, espressa da lui in un'intervista, di, come dire, concentrarsi ancora di più su uno stile di vita particolare, salutare, sì, può comunque dare una mano? Sì, no, cioè, nel senso che se gli atleti, per esempio, le persone che hanno un buon stile di vita, no, fossero tutti protetti dall'Alzheimer, penso che tutti allora ci metteremmo, invece di stare qua seduti, forse sarebbe meglio che andassimo, no, a camminare. Ok, questo era giusto un dato di attualità, insomma. Ho fatto un esempio: il carcinoma polmonare colpisce 100 volte più frequentemente il fumatore. Sì. Però anche il non fumatore purtroppo può ammalarsi. Sì. Allora, dicevo che l'argomento può sembrare appunto paradossale, no? I microbi in soccorso della nostra salute. Beh, direi che è una premessa indispensabile a quello che verrà detto dopo. Dopo c'è i gastroenterologi che parlano, già, certo, quindi, e qui invece stiamo parlando del microbiota intestinale, che è il contenuto. Ecco, per cui molto spesso io sono in polemica proprio con i gastroenterologi, ai quali non interessa granché questo argomento, il che mi sembra veramente paradossale, no? Perché noi abbiamo a che fare, noi siamo in simbiosi con questi germi, che una volta si pensava sempre che fossero delle bestie pericolose. Invece ho fatto l'ultima conferenza come i microbi in soccorso della nostra salute. Perché? Pensiamo al primo microbo, dal primo derivato microbico, la penicillina. Negli anni 40, durante la Seconda Guerra Mondiale, la scoperta di Fleming ha salvato milioni di persone, dopo ferite, no? Dall'arma da guerra. Quasi tutti morivano poi di infezioni, in realtà. Sì. Mia nonna, poveretta, è morta dando alla nascita a mio padre di psicosi, sepsi puerperale. Ho capito. La sepsi puerperale una volta era mortale per la puerpera. E quindi invece adesso la presenza di antibiotici, antibios, contro la vita di questi germi. Purtroppo qui subito bisogna dire che c'è stato un eccesso di uso di antibiotici, e questo ha creato la antibiotico resistenza. Circa il 50% delle infezioni oggi come oggi è resistente, e qui entriamo subito ai microbi che possono esserci invece di aiuto. Invece di usare antibiotici, noi possiamo usare dei probiotici, cioè dei germi vivi, buoni, diciamo, che vanno a combattere quelli cattivi. È una piccola rivoluzione.
Una grande rivoluzione. Una grande rivoluzione. Una rivoluzione che è cominciata circa 12-15 anni fa. Io come psichiatra me ne sono subito occupato, perché il discorso che facciamo l'altra volta del secondo cervello, l'intestino, però in realtà non è un rapporto bipolare, cioè fra cervello di pancia e cervello di testa, ma è tripolare, perché a sua volta l'intestino ha a che fare con i microbi. Ho capito. Sì. E pensi che dunque noi siamo circa 10 trilioni di cellule, tutto il nostro organismo, e loro sono 100 trilioni, cioè voglio dire sono 10 volte più delle nostre cellule, ma questo sarebbe anche niente. Quello che è incredibile è che noi abbiamo 23.000 geni e loro ne hanno 100 volte superiore. Questa è una cosa. L'altra è che l'evoluzione di questi batteri, che esistono da 4 miliardi di anni, quindi subito dopo l'origine della Terra, e loro evolvono in un giorno come noi evolviamo in decine e decine di generazioni. Ho capito, quindi, e questo può essere sfruttato. Quando, e quantomeno non quando, perché si è incominciato a guardare ai probiotici? Col fatto, per esempio, Mechnikov, no? È stato un primo Nobel, il quale aveva visto che i contadini bulgari vivevano di più degli altri, e ha identificato nel lattobacillo bulgaricus la fonte di questo benessere, che portava a un aumento della longevità. Ma pensiamo per esempio alla dieta mediterranea, noi sappiamo tutti che la dieta mediterranea è perché? Perché è ricca di fibre, e le fibre sono dei prebiotici. Pensi che noi non potremmo digerire le fibre, la cellulosa, l'insalata, la normale insalata, noi non potremmo digerirla. Sono i batteri intestinali che la digeriscono per noi, non solo, ma ci danno il 10% di tutta la nostra energia. Una volta uno pensava che il fegato fosse la nostra fonte di energia principale, invece sono i batteri. Non possiamo trascurarli, ma pensare, la scuola salernitana non parlava della, si può dire, della defecatio matutina, no? Bona tamquam medicina. Sì, sì, capito. Cioè il fatto, non so se la sua anche esperienza, il fatto di aver espletato le proprie bisogni corporali al mattino ti dà un senso di benessere che è diverso che se invece una persona è stitica o ha diarrea e così via. Vediamo se riesco a porre la domanda in termini, come diceva Peter Sellers, chiari a me stesso prima di tutto. Sì. Da parte della pubblica opinione, insomma, sì. No? Rimane sempre un atteggiamento di perché sono germi. Ecco, perché no? È questo che ci fa un po', sì. ci fa un po' paura. Invece, insomma, in realtà noi siamo in simbiosi con loro. Questo della simbiosi fra i nostri microbi, che poi sono a livello generalizzato, ci sono quelli cutanei, no? Quelli orali, quelli intestinali, quelli vaginali, e così, geniturinari, eccetera. Lo studio di questi germi è fondamentale, perché da questo dipende per esempio la causa, ma anche la prognosi delle varie malattie. Faccio un esempio che è un pochettino nuovissimo, se vogliamo. I dentisti più avanzati hanno un laboratorio, o si servono di laboratori, che con queste moderne tecniche metagenomiche cosiddette portano al sequenziamento di tutti i batteri. E allora, perché loro sono interessati? Intanto perché una patologia orale può portare un'endocardite batterica, uno può morire e così via. Ma la sopravvivenza delle protesi, degli impianti dentari, dipende dalla qualità della flora batterica orale. Ho capito. Per esempio. E ci sono dei, chiamiamoli appunto, in ogni caso, adesso mi sembra persino non stanno a fare la domanda, però, dei microbi, dei germi più comunque pericolosi, mettiamola così? Certo. Allora, mettiamo quelli dell'intestino, ecco, che sono i più rappresentati e quelli che servono di più, perché loro, oltre che digerire l'insalata, ma loro ci sintetizzano le vitamine, vitamine gruppo B, le vitamine K, per esempio, della popolazione, molto importanti,
sono rappresentate soprattutto nell'intestino crasso. Lei mi dirà, perché una volta non veniva studiato? Non è possibile studiare, perché quando uno dice vado a fare l'esame delle feci, in realtà non le fanno granché, perché le controllano se c'è il sangue occulto, sì, nelle feci, va bene? Se c'è l'helicobacter, ma perché l'helicobacter sì e la Klebsiella no? Perché l'helicobacter è un germe aerobio, quindi può essere coltivato, no? E quindi studiato. Ma gran parte dei germi che ci sono nel colon sono anaerobi, cioè non possono vivere al di fuori. E quindi c'è bisogno di una nuova tecnica metagenomica cosiddetta, che porta il sequenziamento attraverso lo studio del genoma di questi batteri, porta al sequenziamento di tutti. Per cui abbiamo circa 1000 specie batteriche nell'intestino, di cui l'80% sono buoni, cioè sono alleati nostri, e il 20% invece sono cattivi. Quando siamo in eubiosi c'è questo rapporto, quando andiamo in disbiosi, e qui sono i guai che cominciano, no? La flatulenza, il meteorismo, la disturbi dell'alveo, la stitichezza e così via, lì entriamo in disbiosi e lì sono guai seri. Perché? Perché i germi patogeni si coalizzano uno con l'altro. C'è un fenomeno che è incredibile, che è quello del quorum sensing, cioè il singolo batterio manda un segnale, una molecola, sì, dicendo guarda che io ci sono. E questo va a finire a un secondo, il secondo trasmette al terzo e così via, si mettono insieme e attaccano l'epitelio intestinale, il quale, e questo anche può apparire strano, tenga conto, sono 9 metri di tubo digerente, 9 metri, no? Se ci sono i villi e i microvilli, se noi li mettessimo su un piano avremmo due campi di tennis, va bene? Quindi la superficie di rapporto con l'esterno è gigantesca, tanto è vero che il 70% di tutto il sistema immunitario, di tutto l'organismo, è tutto concentrato attorno alle pareti intestinali, perché lì è un problema di esposizione contro i germi patogeni. E quello che è strano, dicevo, è che questo epitelio è soltanto uno strato di una sola cellula, uno strato unicellulare. Quindi lei capisce che, malgrado che ci siano le cosiddette giunzioni serrate che tengono attaccate una cellula all'altra, ma se questi germi penetrano come una palizzata, penetrano fra una cellula e l'altra, immediatamente li vengono a colpire quello che è l'intestino. E lì, ripeto, per fortuna interviene subito il sistema immunitario. Però questo non è senza conseguenze, perché se non c'è una sepsi, d'accordo, ma innanzitutto c'è un'infiammazione. Okay. L'infiammazione dobbiamo vederla come qualcosa di positivo, perché tende a combattere le infezioni. E si crea un'infiammazione cosiddetta sistemica, che va a colpire tutto l'organismo, di basso grado. Ma allora il diabete, l'artrosi, ma anche le malattie che interessano a me, quindi depressione, Alzheimer e così via, sono tutte malattie infiammatorie. Perché? Perché dico che la depressione è una malattia infiammatoria? Perché se vado a vedere le citochine, cioè le molecole che vengono prodotte dall'infiammazione, che portano la comunicazione che c'è un'infiammazione in tutto il corpo, che si chiamano citochine infiammatorie, no? Poi ci sono delle citochine antinfiammatorie che combattono questo. Questa cosa qui penetra anche nel cervello e si crea una neuroinfiammazione. E qui il discorso sarebbe piuttosto lungo. Che cos'è invece il microbiota? Ecco, il microbiota è l'insieme di questi microrganismi. Ah, ok. Per distinguerlo dal microbioma, che invece è l'insieme dei microrganismi, ma anche con tutto il corredo genetico. Quindi si va a studiare il corredo genetico, perché su quello noi possiamo incidere. Noi possiamo, non possiamo incidere più tanto sul nostro corredo genetico, ma su quello dei microbi sì. Senta, professore, quando noi parliamo anche di questi, anche questi argomenti fondamentalmente fanno parte di quella che lei chiama, no, la grande bellezza della medicina moderna, sì. Quindi, che come dire,
pretende, il termine non è correttissimo, mi rendo conto, che comunque insomma, o anche autorizza, se vuole, forse una maggiore apertura da parte dei e soprattutto il fatto di avere una medicina personalizzata. Infatti i colleghi parleranno nel loro congresso proprio di medicina personalizzata e di precisione. E non si può fare una medicina di precisione se non si tiene conto, come dicevo, di questi microrganismi che sono 10 volte le nostre cellule e che hanno un'interazione continua. Si tratta di forse del più importante ecosistema, no? Un sistema quindi in collaborazione, che può essere in simbiosi ma anche in disbiosi, e lì sono guai seri per l'organismo. Da questi discorsi, da questi anche approcci, non so se il termine anche qui è quello giusto, ma insomma da questi approcci nuovi alla medicina, si arriva poi anche a medicine proprio? Certo. O è un percorso, non ho mai capito questo, quando le due necessità si incontrano. Te faccio l'esempio. Uno può ammalarsi di Clostridium difficilis, è una gastroenterite che può essere mortale e in cui purtroppo gli antibiotici non sempre funzionano. Come possiamo salvare questa persona? Attraverso il trapianto di feci. Cioè vengono prese delle feci di un donatore sano, va bene? Uh-huh. Vengono iniettate o dall'alto o dal basso al soggetto e il soggetto si salva. Quindi guai se non facessimo questo uso del trapianto di feci, ma questa cosa sta diffondendosi anche in altri tipi di patologie. Per esempio l'autismo infantile si è visto che ha sempre delle alterazioni della flora batterica intestinale. Oh, va. Sì. Ah, questo è... Non è nuovissimo. Sapeva che il bambino autistico aveva dei problemi intestinali, sapeva da tempo. Ma la novità è che conosciamo i meccanismi molecolari, no? Questo ci servirebbe nel caso dell'autismo, per esempio, che è anche questa, non voglio nemmeno immaginare. Sì. Questo ci può servire in qualche modo o è, come dire, una conseguenza? Bravo. Cioè, qui dice nasce prima l'uovo o la gallina. Cioè, c'è una correlazione soltanto oppure una causalità? Su questo si sta anche molto discutendo. Però è anche vero che se l'esempio che l'ho fatto prima del Clostridium difficilis, io salvo una persona, non posso pensare che sia soltanto una correlazione, ma che questi germi hanno agito salvando la vita di questa persona. Io, allora, se dovessi essere sincero, so che l'argomento è un po'... però il trapianto di feci non l'avevo mai sentito parlare. Il trapianto di feci adesso naturalmente, perché una volta veniva fatto o dal basso, no? Mm-hmm. Quindi con dei clismi, eccetera, oppure dall'alto con dei sondini nasogastrici, però nessuno pensava a delle pillole, no? Invece adesso ci sono delle microincapsulazioni per cui possiamo prendere delle capsule che contengono questi germi senza pensare che stiamo mangiando. È quello che... Vabbè, del resto, questo è. Ecco, quali sono secondo lei gli altri confini che si aprono per la grande bellezza della medicina, partendo proprio da questi... Intanto, come avevo detto l'altra volta, il CRISPR, no? Questo taglia e cuci, si va a prendere la parte di DNA umana che è mutata e quindi non si può correggere in nessun modo, e si taglia da una parte e dall'altra, e al posto di questa parte di cromosoma alterato se ne mette uno sano. Poi ho parlato di epigenetica, come invece modificazioni transitorie, reversibili dell'assetto genetico con la compressione e la decompressione di certe zone cromosomiche, ma tornando ai microbi, loro agiscono non solo in modo diretto, quindi contro la cellula, ma agiscono in senso anche epigenetico. E lì sì che possiamo agire con farmaci che agiscono a livello epigenetico. Quando io do uno stabilizzatore dell'umore come l'acido valproico, che è un antipilettico, va bene? Noi sappiamo che agiscono in certo modo a livello di farmacodinamica, ma sappiamo anche che l'azione è un'azione di tipo epigenetico.
Quindi è incredibile che noi andiamo ad agire sul nostro corredo cromosomico. Insomma. Ad un livello, diciamo, magari certamente superiore, adesso però, il paziente si rende conto di queste novità, secondo lei? No. No. No, purtroppo non se ne rendono conto i miei colleghi. Ho capito. Mi spiace dirlo, come io naturalmente sono ignorante in gran parte delle quelle che non sono le mie specialità, ma queste sono delle novità che vanno poi a interessare le singole specialità, quindi anche quelle dei gastroenterologi, i quali non possono fare a meno di queste conoscenze. Non si può ignorare, insomma, quello che è la lotta continua, ma anche però la simbiosi che noi abbiamo con gran parte dei nostri microbi, che sono positivi. Allora, abbiamo, diciamo, per quanto riguarda poi il paziente, a quel punto gli interessa star bene, ecco, insomma, certo. Poi dopo. Però mi interessava proprio dal punto di vista anche del nuovo approccio, nel senso, sì. E sarà, mettiamola così, sarà sempre, se si seguono, diciamo così, questi sì. canoni, sì. Per esempio, sarà sempre più facile arrivare a dei farmaci? Sì, perché come dicevo prima, usiamo probiotici, usiamo prebiotici che sono le fibre di cui si nutrono i germi buoni. Usiamo i postbiotici, che sono gli acidi grassi a catena corta, che come dicevo prima ci danno il 10% della nostra energia. Usiamo i simbiotici, che mettono insieme i pre, i probiotici e così via. Cioè queste combinazioni. Qual è il grande vantaggio? È che sono probios, non antibios, non contro la vita, ma per la vita. Non danno effetti collaterali, capito? Non danno controindicazioni. E questo viene usato anche in associazione anche ai chemioterapici, quindi persino nei tumori possono essere utili per migliorare la prognosi. Io mi rendo conto che forse sto, come posso dire, sto troppo, come dire, circoscrivendo l'argomento per esempio ai farmaci, no? Nel senso, ma è logico che, insomma, un po' perché sono ipocondriaco, anche per altre ragioni guardo magari a quello più che... Ecco, diciamo, mi verrebbe proprio da chiedere il rapporto della medicina in toto con il farmaco, perché magari, come dire, il paziente quello chiede, no? Cioè, ho mal di testa, ho mal di stomaco, eccetera, voglio un farmaco... Beh, bisogna pensare alla storia. Passiamo a Ippocrate. Ippocrate 2500 anni fa parlava di melancolia, la depressione. Ah, sì, 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 sì. Pensava melancolia, cioè la bile nera. Pensava fosse dovuto a un travaso di bile nera, perché lui stesso aveva capito che c'era una base biologica di questa malattia, che è una malattia ricorrente, no? Perché però tende comunque a guarire anche spontaneamente. Allora, da Ippocrate fino a metà del secolo scorso, cioè nel 1940-50, il medico non aveva a disposizione un farmaco come lei intende, cioè un farmaco che fosse veramente attivo, sì. Eppure il medico curava lo stesso. Ho capito. Il medico donava a se stesso nel rapporto medico-paziente, che era fondamentale. Poi, dopodiché c'era l'uso delle erbe, no? E vegetali, eccetera. Però un cortisonico, perché con poche medicine un medico può agire. Mm-hmm. Sì. Cosa ha bisogno? Di un cortisonico, di un buon antibiotico, no? Ecco, che per fortuna non ci sia un antibiotico resistenza, di un antinfiammatorio, ma anche gli antinfiammatori, i FANS cosiddetti, no? Che adesso ci hanno salvato, perché per il Covid lei sa che non bisogna usare la tachipirina, no. E vigile attesa, no, perché la tachipirina purtroppo non è antinfiammatorio, è soltanto antidolorifico e abbassa la febbre, ma i FANS invece hanno salvato milioni di persone. Ecco. E quali altre sostanze? L'insulina, sì, 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 ma sì. Anche l'insulina è stata sintetizzata da poco tempo, l'aspirina anche da poco tempo. Allora, quali sono i farmaci?
Allora vede che però tutte queste cinque gruppi di molecole che io l'ho detto sono gravati da un sacco di effetti collaterali, certo, e di controindicazioni molto forti. Ecco che la gente guarda con una certa diffidenza verso il farmaco, anche se in realtà certi farmaci sono indispensabili, guai se non ci fossero. Ma allora ben vengano i probiotici, cioè che sono a favore della nostra vita, senza controindicazioni, senza effetti collaterali. Le faccio ancora, abbiamo tempo per una riflessione. Lei, questa è una riflessione più, se crede, anche a livello linguistico che non... Sì. Lei che si occupa appunto di questi problemi. Quante volte... Qualcuno, secondo me, con una eccessiva disinvoltura, sì, usa il termine sono depresso, mi sì, ha depresso, sì, eccetera. Sappiamo, chi non è affetto perché ce lo raccontano, che in realtà depressione è altro. Sì. C'è una eccessiva, non c'è il rischio che questa leggerezza nell'utilizzare il termine, come dire, porti poi quasi automaticamente a minimizzare la depressione? Le dirò una cosa paradossale, che quando dice io vado al medico e dice sono depresso, probabilmente non lo è. Sì, sì, è sì, come perché, quando sì, uno dice sì, ho l'Alzheimer, sicuramente non ha l'Alzheimer, perché non avevo mai visto un Alzheimer dire di avere l'Alzheimer, perché non c'è consapevolezza. Ebbene, la depressione grave, la depressione melancolica è una forma psicotica di cui il soggetto non si rende conto. Mm-hmm. Per cui non bisogna confondere quello che è la tristezza, che è un sentimento normale che tutti, sì, noi possiamo avere in certi periodi per tutta una serie di ragioni, sì, certo, situazionali, sì, 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 dire. Sì. Pensiamo al lutto, no? Ecco, il lutto può essere vissuto in maniera fisiologica, ha un suo decorso, una sua elaborazione ed è normale. Può diventare però patologico quando è eccessivo, eccetera. Però c'è tutta una serie di trasformazioni biologiche di cui le parlavo prima, quindi l'aumento delle citochine per esempio, l'aumento del cortisolo. Pensiamo il cortisolo sotto stress, che guai provoca? Il cortisolo aumenta la pressione arteriosa, quindi mm-hmm, con gravi rischi. Crea diabete perché crea un'insulino resistenza e così via. Può provocare artrosi, mi può provocare un'ulcera gastrica per cui posso morire. Ecco, per cui tutte queste cose qui sono cose pesanti e sono prodotte dal cortisone, prodotto da noi, che si chiama cortisolo, ma sempre cortisone. E allora bisogna cercare di evitare di andare in uno stress patologico che porta alla melancolia, che può assumere caratteri deliranti, con delirio di rovina, mm-hmm, di colpa. Ci sono pazienti che si accusavano della morte di 6 milioni di ebrei, che non erano certamente loro i colpevoli, c'era qualcun altro che era stato colpevole di questo. Forse lo conosco. Forse c'è anche, forse, ho dei sospetti. Ecco, però il delirio di colpa e di rovina è una psicosi depressiva grave. Se crede, professore, la prossima volta che ci incontriamo, oltre a parlare anche della sezione medicina del Circolo Cultura delle Arti che lei dirige, certo, magari parliamo anche di questo aspetto della depressione, insomma, sì, di perché sono sempre quelle cose che sembrano, ma sì, dai, tanto, e invece... No, poi... È una patologia seria, se è veramente diagnosticata, per cui, per fortuna, da pochi anni, anche lì, da pochi anni abbiamo gli antidepressivi, ma Ippocrate, pensando che fosse un travaso di bile nera, cosa dava? Dava l'estratto di elleboro, una pianta, sì, che provoca melena, cioè le feci nere, e lui pensava che in questo modo di eliminare. Vabbè, però per dire, come pensava già una patogenesi di tipo organico. Magari ne parliamo allora la prossima volta. Molto volentieri. Ci vediamo. Grazie al professor Maurizio De Vanna. Grazie a voi. Già direttore della clinica psichiatrica. Dopo la pubblicità cambiamo argomento, ma restiamo in tema medicina. Pronti per la seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, siamo in compagnia del dottor Fabio Monica, che è il direttore della struttura complessa di gastroenterologia di Asugi, che ringrazio per essere tornato nei nostri studi, e della professoressa Lori Saveria Crocè, che è direttore della struttura complessa
clinica patologia del fegato. Grazie per essere venuta nei nostri studi. Grazie a voi. Grazie. Allora, vogliamo, già che ci siamo, certo, insomma, facciamo quello che i linguisti chiamerebbero un enjambement, cioè rispondere alla, diciamo, constatazione, mettiamola così, del professor De Vanna sulla scarsa attenzione che alcune in alcune categorie della medicina si ha nei confronti del microbioma e del microbiota. Chi risponde dei due? Diciamo che c'è molta ricerca in merito, sono pochi anni che si studia approfonditamente questo, vogliamo chiamarlo, organo, questo chilo, almeno è un qualcosa che è presente in tutte le parti del nostro corpo, ma principalmente a livello del tratto gastrointestinale. Si tratta di circa un chiletto che ci portiamo dietro tra batteri, virus, fagi, funghi, eccetera, che hanno delle, sicuramente delle caratteristiche diverse nel corso della vita, diverse da persona a persona, e che però hanno anche delle funzioni estremamente utili. Il problema finora era quello proprio di come studiarli. Adesso abbiamo delle tecniche di analisi genomica che grazie ai big data e alla nuove metodi computazionali possono analizzare in tempi molto rapidi piccole frazioni del genoma. Per cui c'è una enorme quantità di dati e di ricerche, più o meno buone, poi anche bisogna anche dire questo, ma che esplorano praticamente tutti i segmenti, diciamo, del nostro corpo e delle patologie correlate. Per cui, però, anche qua, prima di poter dare una risposta definitiva, per esempio, noi sappiamo che solo in alcune patologie, solo in un'unica patologia, per esempio, possiamo fare un trapianto di microbiota. Ho capito. Che è utile. È stato tentato in tante patologie intestinali e anche del fegato, certo, di cui anche la professoressa potrà dirci qualcosa, ma sostanzialmente poi non si è visto un reale vantaggio. L'unica efficacia di un trapianto di microbiota è nell'infezione recidivante da Clostridium, una colite severa, e quindi... Se scendiamo sulla parte magari anche patologica per quanto riguarda il microbiota, teniamo conto di una cosa: il nostro microbiota ci aiuta nel metabolismo di tantissime cose, possono essere i farmaci, possono essere diverse sostanze che noi assumiamo per esempio con l'alimentazione, e quello che in realtà si è visto è che l'importanza di modificare il microbiota con il cambio di alimentazione, sì, con una serie di attenzioni che ci portano a selezionare un microbiota più sano, è sicuramente fondamentale. Riusciamo a dare poco usando i classici fermenti, questo sì. Ho capito. Però possono essere di aiuto nel momento in cui noi associamo anche tutta una serie di altri provvedimenti che appunto ci aiutano a far cambiare il tipo di metabolismo da parte di questo microbiota. Allora, l'argomento della puntata è il corso nazionale intitolato La gastroenterologia predittiva e di precisione, che si terrà a Trieste domani fino al 26 di novembre al Molo IV. Che cos'è ne abbiamo parlato molto spesso anche in trasmissione, però insomma, giova ripeterlo quantomeno giusto un attimo. Che cosa si intende per gastroenterologia predittiva e di precisione? Sono due momenti differenti. Sono due momenti differenti, ma che possono anche interessare la stessa persona o paziente, che magari diventerà paziente, perché predittivo vuol dire proprio quello, posso essere in grado, mediante determinate analisi, spesso genomiche, di poter predire un rischio maggiore di sviluppare determinate malattie, mentre la medicina di precisione, in questo caso la gastroenterologia, perché è il nostro campo di lavoro e di interesse, è invece quella possibilità di individuare chiaramente nella persona degli target di, per esempio, di trattamento, di cura, che arrivano soprattutto dal versante tumorale, oncologico, come sì, per,
come appunto come terapie, è possibile anche individuare determinate aspetti nell'ambito della malattia che possono per esempio favorire o non favorire la recidiva. Ad esempio, grazie proprio a studi di intelligenza artificiale, è possibile caratterizzare per esempio in un paziente che è stato affetto da un tumore del colon retto o è stato operato, la probabilità che questo possa recidivare una volta operato e quindi avere un atteggiamento più aggressivo nei confronti di questa persona rispetto ad un'altra che magari ha una probabilità minore e quindi veramente arrivare a non più trattare tutti i pazienti nella stessa identica maniera, ma cercare proprio di arrivare a un quasi un taglio sartoriale. È il concetto della medicina sartoriale, che è quella dove si sta andando per tutta una serie di patologie, insomma, no? Se vogliamo. Allora, uno degli argomenti che verranno trattati nel corso, che poi è un convegno, perché si chiama corso? È un corso perché è l'Associazione Italiana dei Gastroenterologi Ospedalieri, di cui sono stato presidente fino a qualche mese fa, e organizza tutti gli anni un corso nazionale itinerante. Perché corso? Perché è un dedicato soprattutto ai giovani. E vedrà nei prossimi giorni circa un 200, 150, 200 partecipanti che arriveranno da tutta Italia e come corso proprio ha la valenza di tipo educativo, educazionale, più che un convegno in cui si discutono, in cui si... Ho capito, cioè, ecco, c'è un target leggermente diverso. Esatto. Proprio. Però uno appunto degli argomenti è appunto l'aumento delle patologie, dei tumori dell'apparato digerente in collegamento con l'obesità e anche le nuove cure. È un paradosso, adesso io mi rendo conto che delle volte vado molto per quella che è la vulgata o per uno pensa a una persona in sovrappeso, una persona obesa, non pensa ad un tumore, no? Nel senso, so che è un discorso assolutamente stupido, però voglio dire, il rapporto c'è. Purtroppo è così, sì. E se andiamo per esempio in un dettaglio più prettamente patologico, poi lascerò al dottor Monica il resto della parte gastroenterologica, un tumore che noi vediamo molto frequentemente, ad esempio nelle steatoepatiti non alcoliche, che in genere sono indotte da problematiche di tipo metabolico, sono molto frequenti ad esempio nel paziente diabetico. Il paziente diabetico ha un triplo fattore di rischio sotto tanti punti di vista e tra questi anche la comparsa di epatocarcinoma su il classico tumore primitivo del fegato, su un fegato che ancora non è diventato cirrotico, è un fegato che ancora può essere in uno stadio non completamente fibroso. E si è visto negli ultimi anni che effettivamente ci sono tutta una serie di marcatori genetici che ci dicono la probabilità per esempio di risposta ad alcuni tipi di terapie, terapie sistemiche chiaramente, terapie che vanno diciamo in aggiunta a quelle che sono le terapie chirurgiche o loco regionali e che ci portano appunto a identificare i pazienti che potrebbero rispondere meglio a questo tipo di terapie e con un timing di inizio del trattamento ad hoc a seconda del tipo di paziente, insomma. Sto ancora un attimo con lei, poi mi incuriosisce approfondire un attimo se sono state vagliate le ragioni di questo dell'aumento di queste... Ci muoviamo poco, fondamentalmente la cosa peggiore è quella, i nostri nonni andavano a piedi. I nostri nonni bruciavano quello che mangiavano mangiavano in maniera sicuramente molto più sana di noi. La junk food purtroppo è in questo momento, soprattutto a livello pediatrico e di adolescenti, il grossissimo problema. Ma guardi, non solo adesso, non soltanto per adolescenti, mia mamma ha 91 anni e ogni tanto guardando le pubblicità, per esempio di certi panini, di certe catene, eccetera, mi dice
ti fanno voglia, ti fa voglia mangiare queste cose perché hanno dei bei colori. Quindi voglio dire, certo, li rendono accattivanti, l'anima della pubblicità. Se anche una persona di 91 anni che insomma poi ha anche una certa, insomma, ragiona sulle cose, eccetera, dice una cosa del genere, significa che il problema è intergenerazionale. Diffusissimo, soprattutto per esempio nei ragazzi l'uso di bevande a base di fruttosio. Fruttosio è induttore di steatosi, cioè di aumento del contenuto di grasso nel fegato. E vengono utilizzate in grandissime quantità in alcuni casi, e anche lì il problema grosso è cercare di contenere l'uso di queste bevande proprio per evitare, perché il discorso è che noi adesso abbiamo una certa età e se avremo problemi quando cominceremo ad avere 70-80 anni sarà un discorso, ma se questi, se cominciano, questi cominciano a 8-10-15 sì. anni, il problema, la neoplasia, ce l'hanno a 20-30. Ed è un discorso che vale anche perché in genere quando ci si focalizza su questo tipo di discorsi, si pensa soprattutto a come mangiano, mettiamola così, gli americani, no? Cioè dice, è questi, e difatti basta vedere, noi abbiamo anche un'idea dell'America falsata perché ci arriva probabilmente da determinate classi sociali e determinate città. Non so cosa sarà a Minneapolis e cosa sarà in altri posti, però mi pare di capire che purtroppo non è più circoscritto a quella realtà, ma sta arrivando anche da noi. Purtroppo sì, però c'è da dire che almeno in Italia la dieta mediterranea è privilegiata, per fortuna. L'uso di pufa, che sono i derivati che noi troviamo per esempio nelle noccioline, eccetera, che si è visto essere benefici nei confronti della comparsa della steatosi, una riduzione invece degli acidi grassi esterificati, quindi quelli che ci provengono appunto dalle proteine animali, ci aiutano a migliorare e a evitare una progressione di questo tipo. Però ribadisco, l'attività fisica è il punto di partenza, il punto fondamentale. Ci sono anche nuove cure. Sì, diciamo che non dobbiamo trascurare assolutamente la prevenzione e i discorsi che abbiamo fatto assolutamente fino adesso, perché anche sul discorso, volevo aggiungere se mi è permesso, sul discorso della dieta mediterranea, diciamo che è stato un pochino stravolta nel corso degli anni rispetto a quando la osservò il cardiologo americano, sì. Ecco, per cui anche adesso il problema per esempio dei giovani, sì, magari mangiano carboidrati, cioè pizzette, panini, magari che facevano parte della nostra dieta mediterranea, che però era molto ricca in cereali, in verdura e frutta. Ecco, quindi da questo punto, ecco, per quanto riguarda il discorso delle nuove cure, per carità, siamo, io credo, all'inizio di una rivoluzione, penso, terapeutica, che il prossimo futuro ci permetterà di trattare moltissime patologie con farmaci sempre più precisi, purtroppo sempre più costosi. Questo è un problema che è in stretta connessione a quello che dicevamo prima. Se noi non facciamo un'attività di prevenzione, non riusciremo a sostenere la spesa, capito, per il sistema sanitario. Perché questi farmaci sono estremamente efficaci, ma sono anche estremamente costosi. Esempi ne abbiamo e probabilmente ne avremo anche in futuro, anche per patologie gravi. Esempio, il tumore del pancreas. Il tumore del pancreas è una patologia insidiosa e compare quando ormai, i cui sintomi compaiono quando ormai la malattia è già avanzata, per cui la sopravvivenza è intorno al 10-15%, non è superiore a questo. Però ci sono per esempio dei pazienti, per il momento pochi, che hanno delle mutazioni a livello delle cellule tumorali che invece vengono intercettate perfettamente da un farmaco specifico, e questo si è dimostrato, pochissimi casi ancora descritti, ma estremamente utile ed efficace, cosa che avremo una dimostrazione anche in altri tumori apparato gastroenterico, come il tumore del retto per esempio. Verranno presentati dei dati
veramente estremamente interessanti, estremamente favorevoli per piani di cura che cambieranno molto anche poi tutto il piano terapeutico, perché adesso magari il paziente fa prima una terapia cosiddetta neoadiuvante, cioè prima si tende a ridurre la massa tumorale, poi magari operarlo e successivamente rinforzare la terapia. In futuro forse arriveremo anche in alcuni pazienti ad evitare magari anche la chirurgia, lato chirurgico, quindi cambierà molto il panorama. Tutto questo, oltre all'aspetto diciamo economico di cui dicevo prima, non sarà neanche privo di effetti collaterali, per cui anche su questo, voglio dire, grandi prospettive, grandi speranze, però attenzione, siamo appena all'inizio, dobbiamo capire molto anche noi su efficacia, sicurezza, tollerabilità e reale appunto utilizzo ecco, nel futuro. Perché, professoressa, il tumore al pancreas è così, non è bello dire senza scampo, però insomma sappiamo che appunto i casi sono, è subdolo, cos'è? È un organo retroperitoneale che in genere non dà segno di sé finché ormai non ha dato una situazione particolarmente avanzata e complicata, come appunto diceva prima il dottor Monica, e quindi è importantissimo poter avere la possibilità di valutarlo. Teniamo conto di una cosa, in genere quando noi facciamo un'ecografia, vediamo il pancreas, però spesso c'è l'intestino davanti, pieno d'aria, che lo maschera, quindi vediamo dei pezzetti del pancreas, raramente riusciamo a valutarlo nella sua complessità. D'altro canto uno non è che può pensare di mettersi a fare diciamo controlli più approfonditi con tipo, che ne so, TAC e con simili, perché diventa un'assoluta improprietà di approfondimento. Lo facciamo nei soggetti, per esempio, con familiarità. Allora, il soggetto con familiarità viene preso e controllato in maniera più approfondita. Ma in un soggetto che non ha sintomi, non ha nessuna evidenza, a che scopo? Poi magari lo facciamo oggi e compare dopo 2 mesi, quindi ci siamo rassicurati oggi e magari non diamo più attenzione ad altri segni e sintomi che invece ci guiderebbero. E poi un organo che ha, come dire, una struttura un po' particolare, diciamo, oltre all'organo, ma proprio il tumore ha una struttura un po' particolare, per cui è poco vascolarizzato, poco attaccabile dalle terapie, ha una tendenza a metastatizzare, esempio, a diffondersi, ad esempio, al fegato, e sembrerebbe che adesso sia stata individuata quella proteina responsabile praticamente di veicolare queste cellule, per cui anche questa potrebbe essere per esempio il bersaglio per magari una terapia specifica in modo tale da bloccare. Sono argomenti che sono estremamente nuovi e interessanti e che secondo me veramente cambieranno il futuro della medicina. Questo settore no, della medicina, la gastroenterologia, poi anche credo adesso, non vorrei sbagliare, ma gastro è un po' difficile per me, gastroenterologia comprende anche il fegato fegato e pancreas, sì, esatto. È una, come voglio dire, è un settore particolarmente interessato dalla ricerca negli ultimi anni, è un settore in cui la ricerca andrà a svilupparsi, secondo anche poi quelle che sono le nuove scoperte in ambito di ricerca. Immagino che questo riguardi tutto, però come sempre chi non è dentro le cose certe cose le può immaginare perché magari ne sente più parlare e certe cose se ne parla meno e quindi si pensa che tutto sia, voglio dire, bloccato ma comunque fermo. Beh, la ricerca è molto attiva, se vogliamo proprio essere precisi in regione, in particolare per il fegato, abbiamo la Fondazione Italiana Fegato. Ieri erano i nostri ospiti. Sì. Adesso con la bilirubina e il Parkinson stanno spopolando.
Per cui sicuramente questo aiuta, e ci sono anche tantissimi altri colleghi che si occupano anche della parte più prettamente gastroenterologica, insomma, sì, al di là di quello che può essere il fegato. Se c'è da dire, diciamo che forse non è proprio una delle specialità in cui si investe di più. Recentemente è stato proprio presentato a Vienna, un mese fa, al Congresso Europeo della Gastroenterologia, il libro bianco della Federazione delle Società di Malattie dell'Apparato Digerente Europee, e c'è proprio un richiamo all'istituzione di fare maggiori investimenti nella ricerca, nella prevenzione, nella cura delle malattie gastroenteriche, perché si è visto che nell'ultimo decennio c'è stato un aumento di circa il 20% nei paesi europei, con delle differenze importanti soprattutto a carico dell'Est Europa rispetto ai paesi mediterranei o centro europei, diciamo. Però c'è stata veramente c'è un forte azione a livello del Parlamento europeo affinché si investa di più in ricerca e ad esempio in quei settori come il cancro del pancreas, che per il 2050 sembra diventi il secondo big killer dal punto di vista appunto oncologico. Quindi c'è bisogno di interesse, ricerca e finanziamenti. Ne abbiamo parlato, però giova anche, intanto ogni volta che si affrontano questi argomenti bisogna ricordare anche la prevenzione, e anche la prevenzione che possiamo fare anche noi stando attenti. Io in questi giorni lo sto ripetendo abbastanza spesso, per dire, poi a me ipocondriaco, insomma, però voglio dire, il nostro corpo certe cose ce le dice, e quindi dobbiamo anche prestare orecchio nella maniera giusta, senza avere troppa paura, ma anche essere consapevoli che, insomma, lo dico sempre per esperienza personale, non sempre una pallina è un brufolo. Al di là di questo, però, c'è, secondo me, veramente da sottolineare ancora una volta la questione proprio degli stili di vita, perché noi, cioè, si può pensare, vabbè, se uno non fuma non ha problemi ai polmoni, però insomma se uno fuma ha problemi ai polmoni, mica solo là. Se uno mangia in un certo modo, uno dice, avrò problemi allo stomaco, mica solo là. Cioè c'è questo che è un po' anche difficile per tutta una serie di ragioni, però se uno non fa moto, uno dice, avrò problemi di circolazione, cioè, non è mica solo quello, cioè è tutto può essere danneggiato da una serie di comportamenti scriteriati e a questo punto folli. Su questo siamo assolutamente d'accordo, e proprio dalle sue parole, per esempio, mi viene in mente, riallacciandomi un po' al discorso del microbiota, per esempio l'importanza dell'alimentazione anche per il microbiota, non solo per noi, anche per questo nostro amico che abbiamo nell'intestino. Perché? Perché è la benzina che noi diamo, e selezioniamo in questa maniera i microorganismi, quelli buoni, quelli, esatto, che diceva la professoressa prima, che fanno bene alla nostra salute. Alimenti integrali, alimenti fermentati, siamo Trieste, Capuzzi, Garbis, perfetti. Sono perfetti, sono la benzina adeguata per il microbiota. Il microbiota poi li trasforma in sostanze che sono poi utili non solo all'intestino, ma poi a tutto, probabilmente interagisce veramente in maniera bidirezionale con tutto il nostro, con tutti gli organi del nostro corpo. Un effetto antiossidante, antinfiammatorio, che esatto, sono, diciamo, gli aspetti più importanti. E poi credo, magari per chiudere, e questo potrebbe diventare anche argomento di un altro incontro, immagino poi anche che sia importante anche mangiare bene, non soltanto per quanto riguarda ciò che mangiamo, ma anche per come mangiamo. Cioè, uno potrebbe dire, io salto il pranzo, perché non ce la faccio con il lavoro, insomma. E in realtà questo ha delle conseguenze, perché magari qualcuno potrebbe ragionare, siccome salto in pranzo,
mi abbuffo per la cena, insomma, quindi è un discorso veramente di educazione, direi quasi completa. Libero anche tanta insulina in più, che mi permette di stoccare un bel po' di grasso in più, quindi è anche meno conveniente dappertutto, quindi va frazionato in maniera corretta. No, il grosso problema è che tutti lavorando finisce e privilegiamo la cena, ed è la cosa più sbagliata, perché in realtà dovrebbe essere il pasto meno importante della giornata. Come colazione da re, pranzo da principi, cena da poveri, mi pare. Esattamente. Esattamente, la saggezza popolare delle volte. E soprattutto anche il fatto di, e sono la prima a farlo, di mangiare mentre sto finendo di scrivere un lavoro, piuttosto che... Con il telefono in mano, davanti al computer. Con il telefono in mano, davanti al computer, quindi anche no. Ma c'è, per chiudere, per esempio, non so, un cibo... A parte che non ci si può, come dire, non si può esagerare con nessun tipo di cibo, ma un cibo veramente che faccia bene, mi verrebbe da dire quasi a prescindere. Non esiste il superfood. Non esiste il superfood. Bisogna fare una buona selezione anche di prodotti di qualità, esatto. Ma per esempio una manciata di noci, di mandorle, di nocciole, anche queste possono essere sufficienti, può essere sufficiente anche questo come spuntino, come... Sì, l'hanno detto. Ecco, quindi da questo punto di vista noi poi abbiamo questo grande vantaggio di avere veramente un'offerta di prodotti in loco anche, che sono veramente straordinari. In Italia poi non parliamone, quindi abbiamo veramente solo da riprendere un pochino, fare un po' di rewind e riprendere alcune vecchie abitudini che sono difficili, ma soprattutto e associare sempre il movimento, sempre, perché sennò il nostro, ma possiamo mangiare poco, ma il nostro metabolismo si adegua, la tiroide ci regola verso il basso. Io ho comprato una mountain bike nuova, quindi mi comincio a muovermi. Facciamo le scale, non prendiamo l'ascensore, muoviamoci e tutte queste anche questi. Abbiamo degli splendidi adesso che ci danno una mano, per capire se ci muoviamo. Siamo in chiusura. Siamo già arrivati. Ok. Allora, grazie davvero, siamo in chiusura, al dottor Fabio Monica e alla professoressa Loris Avella Crocè per essere stati con noi. Buon lavoro per il corso, ma anche insomma per quello che fate di attività. Domani, come sempre, ci vediamo alle ore 18. Arrivederci e a dopo. Grazie. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione.